sempre che la musica e la danza sono arti sorelle che vivono insieme. In realtà, se ci pensiamo bene, la musica di per sé non ha bisogno della danza, può vivere di vita propria. La danza si dice che ha bisogno della musica, ma se facciamo un piccolo percorso nella storia della nostra danza occidentale, non è esattamente così. Prendiamo il balletto classico, Don Chisciotte, per esempio. Ha una musica di servizio, in modo che i ballerini possano appoggiarsi sul tappeto ritmico. Però poi arriva Delibes con Silvia, che diventa subito più raffinato, musicalmente più sottile, e poi arriva Tchaikovsky con Schiaccianoci, che compone su commissione. Petipa gli dice esattamente: mi servono tante battute di questo tema, di questo clima, di questo argomento. Le cose cambiano perché nascono nel Novecento delle scelte, sono i coreografi che scelgono, e abbiamo dopo Tchaikovsky un altro grande musicista per la danza, Stravinsky, che impone una modernità della musica per la Sagra della Primavera, in primo luogo nel 1913, che fu molto sgradevole alle orecchie abituate alle armonie. Tutto si evolve perché un po' continua questa idea della commissione e un po', per esempio, nasce l'idea della colonna sonora. Pina Bausch crea delle colonne sonore mescolando le musiche, il parlato, quello che le serve. William Forsythe ha un suo compositore che lavora con lui in complicità, Tom Williams. Cunningham con Cage sono la grande svolta. La danza vive di per sé, la musica vive di per sé, dopodiché tutto è possibile da questa libertà. Danzare su qualunque musica, orientale, occidentale, di ieri, di oggi, come fa Killian, che è considerato il più musicale dei coreografi. Quindi oggi non c'è una regola. La regola è, per ciascun artista, quella che gli serve. La svolta sta nella possibilità più ampia possibile. Tantissimo la musica dal vivo, la musica che possa esistere insieme al movimento e quindi coesistere, che insieme danno vita a qualcosa che esiste in quel momento per la prima volta, anche se è già stata costruita o provata, ma la forza del teatro e della danza dal vivo sono proprio questo, no? Danzare con uno strumento che suona dal vivo, anche da spettatore riesci a vivere quello che il danzatore sta vivendo. Noi abbiamo bisogno di sperimentare, di trovare attraverso anche la musica e gli strumenti nuovi e modi nuovi di creare la musica, interpretare la realtà. Per molti secoli, millenni, la pittura si è occupata di rappresentare il reale. A un certo punto, innovazione tecnologica, arriva alla fotografia e lì la pittura va in crisi. Che cosa succede? Allora i volti iniziano a scomporsi, a diventare delle macchie di colore, e a questo punto la pittura si deve ridefinire. Noi adesso abbiamo dei fantastici musei in cui ci sono delle tele tagliate, ci sono macchie di colore, cumuli di stracci, che sono delle opere d'arte che ci fanno innanzitutto ci fanno pensare, poi soprattutto ci emozionano. Ecco, se io penso oggi che cos'è il teatro, all'epoca della TV, del cinema, di internet soprattutto, deve essere questo, deve avere la forza di una tela tagliata, quindi deve essere come una lama di luce, un gesto. A dare qualche indicazione per i coreoscettici che sentono la danza contemporanea come lontana e incomprensibile. Bisogna capirli, perché esistono tante scritture coreografiche ed estetiche diverse che effettivamente possono disorientare.
Diamo fiducia però ai coreografi e consideriamo che dietro ognuna di queste scritture c'è una ricerca sulla verità del gesto e dell'espressione. Le pièce sono come esperienze portate in scena e nella danza contemporanea c'è sempre un'elaborazione in forma artistica ed estetica di nodi tematici, di argomenti che interpellano da vicino il coreografo. Per ogni coreografo in modo diverso, il movimento è relazione con la musica, con il virtuosismo, con la bellezza, con problemi universali e esistenziali e con quelli che riguardano anche invece il nostro tempo.